è diventato famoso raccontando bugie, ma non è l'unico che le racconta. Maria Scicolone, buongiorno a dottor Vito Vacca e buongiorno anche ad Alessandro Morelli. Allora, eccoci qua, finalmente. Dico che le persone che sostengono di non dire bugie, dicono una bugia. Dio mio, io non sono per la bugia tout court, no, la bugia, c'è la bugia, io sono per la bugia a fin di bene. La bugia che armonizza la vita, la bugia giusta, quella che può addolcire le cose, perché la bugia è necessaria. Professor Vito Vacca invece, ma raccontare sempre la verità invece non può essere un po' pericoloso? Non c'è dubbio che raccontare sempre la verità può essere pericoloso, tant'è che c'è un detto che dice: a chi dice sempre la verità prepara un cavallo per la sua fuga. La verità, dire sempre la verità è pericoloso. Certamente le bugie a fin di bene servono per la diplomazia, servono per tante cose. Noi oggi siamo invasi da tecniche americane che servono a sfumare il conflitto, spesso a dire delle piccole bugie per evitare il conflitto con l'altro. Ah, perché c'è la bugia grande e quella piccola? Certo. Siamo dei, c'è quella che ha le gambe corte o il naso lungo, proprio come diceva Binocchio. Ora voglio fare un caso che due grandi scandali che ci sono stati, lo scandalo Enron negli Stati Uniti e lo scandalo Parmalat in Italia, sono partiti con delle bugie che però hanno creato questo effetto a valanga, diventando delle menzogne e travolgendo tutto. Quindi bisogna stare attenti, perché le bugie come quelle della signora a fin di bene vanno bene, le bugie bianche le possiamo anche però, dire ogni tanto. Ecco, stiamo attenti che però sulle cose sostanziali creano problemi. Invece.